Hai mai sentito parlare della mentalità di crescita? È come avere un superpotere che ti permette di imparare sempre cose nuove, di migliorare te stesso e di realizzare i tuoi sogni. In questo video vedremo cos'è la mentalità di crescita, come svilupparla e perché è così importante. Non perderti neanche un minuto perché scoprirai segreti preziosi che ti cambieranno la vita. Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Mi chiamo Maurizio e sono un coach delle abitudini. I miei contenuti parlano di nutrizione, sport e crescita personale e sono rivolti a chi vuole migliorare la propria qualità della vita. Se siete qui per la prima volta, vi invito ad iscrivervi al canale così non vi perderete nessuno dei prossimi video. Oggi parleremo di un argomento molto importante, la mentalità di crescita. Spero che vi piaccia e che vi sia utile. La mentalità di crescita è un modo di pensare che ti permette di imparare sempre cose nuove, di migliorare te stesso e di realizzare i tuoi sogni. È l'opposto della mentalità fissa, che invece ti fa credere che le tue capacità siano innate e immutabili. La mentalità di crescita è stata studiata da Carol Dweck, una psicologa della Stanford University, che ha scoperto che le persone con questa mentalità hanno maggiori probabilità di avere successo nella vita, perché sono più aperte al cambiamento, più resilienti di fronte alle difficoltà e più motivate ad imparare. Per sviluppare la mentalità di crescita, devi innanzitutto credere che le tue capacità non siano fisse, ma che possano essere migliorate con l'impegno e la pratica. Devi anche essere disposto a metterti in gioco, a fare errori e ad imparare da essi. Devi essere aperto al feedback e alle critiche e usarle come opportunità per migliorare. Devi anche coltivare la tua curiosità, il tuo entusiasmo e la tua passione per l'apprendimento. Anche io ho avuto una mentalità fissa per molto tempo. Credevo di non essere portato per alcuni sport, per la matematica, per le lingue straniere. Pensavo che le mie capacità fossero innate e immutabili, e che non potessi fare nulla per cambiarle. Ma poi ho scoperto la mentalità di crescita e ho capito che era tutto sbagliato. Ho capito che potevo imparare qualsiasi cosa se solo mi impegnavo e praticavo abbastanza. Ho iniziato a mettermi in gioco, a fare errori e a imparare da essi. Ho iniziato a coltivare la mia curiosità, il mio entusiasmo e la mia passione per l'apprendimento. E i risultati non si sono fatti attendere. Sono migliorato nel nuoto, nella matematica e in inglese. Ho anche scoperto nuove passioni come la camminata su lunghe distanze, la scrittura e la meditazione. Se vuoi approfondire l'argomento della mentalità di crescita, ti consiglio di leggere il libro di Carol Dweck, Mindset, che è una vera e propria Bibbia su questo argomento. Ti consiglio anche di ascoltare podcast in cui vengono intervistate persone di successo che hanno una mentalità di crescita, come quello di Tim Ferriss, The Tim Ferriss Show. E voi ragazzi avete una mentalità di crescita o una mentalità fissa? In che ambiti della vostra vita vorrete sviluppare la mentalità di crescita? Quali sono le vostre strategie per imparare sempre cose nuove e migliorare voi stessi? Scrivete nei commenti e condividete la vostra esperienza con la community. Grazie ragazzi per avermi seguito fino alla fine. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, vi chiedo un favore: mettete like al video, così YouTube capirà che è di valore e lo farà vedere a più persone. Iscrivetevi al canale, così non perderete nessuno dei prossimi video. E attivate la campanella, così sarete avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo contenuto. Nel prossimo video parleremo di come avere un buon riposo, un argomento molto importante per la nostra salute e il nostro benessere. Non perdetelo perché scoprirete segreti preziosi che vi cambieranno la vita. Ragazzi, per oggi è tutto, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.